Buonasera a tutti gli amici dal Museo Wunderkammer Artificiale a Roma e benvenuti alla 278esima puntata della serie Gemme musicali a casa. Oggi un brano molto bello e particolare del genio di Wolfgang Amadeus Mozart. Vi andrò a suonare uno dei brani che compongono il London Sketchbook. Gli appunti di composizione che Mozart scrisse a Londra tra il 1764 e il 1765, cioè tra gli 8 e i 9 anni, mentre stava facendo il Grand Tour con il padre Leopold. Mozart scrisse questi brani, alcuni brevi, altri un po' più lunghi, come quello di stasera, senza indicazione di tempo, che sono delle gemme perché bisogna calcolare che questi brani Mozart li scrisse tra gli 8 e i 9 anni. Oggi vi andrò ad eseguire il brano K15P, che è uno dei più belli di questa raccolta. È praticamente un adagio in sol minore, già denso di bellissime armonie, con accordi dissonanti che già possono anticipare alcuni movimenti delle fantasie future. Un Mozart incredibile che scrive un pezzo del genere all'età di 8-9 anni. Quindi veramente era un genio unico. Io vi auguro buon ascolto con questa gemma e vi ricordo il mio account PayPal info@marcolomuscio.com per le donazioni per aiutarmi in tempo di Covid e auguro una buona serata a tutti quanti. Thank you.